Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Professoressa Figini, buongiorno. Ci troviamo presso l'Istituto Maserati di Voghera per il Pi Greco Day, ovvero il giorno dedicato al Pi Greco. Lei è qui in rappresentanza dell'Università di Pavia per una presentazione intitolata Reti sociali per lo studio dell'antiriciclaggio e della corruzione, di cui parleremo tra poco. Ma prima volevo chiederle qual è l'origine di questa giornata e che significato ha oggi il giorno del Pi Greco. Sì, intanto grazie, buongiorno a tutti. Giornata Pi Greco, diciamo, lo dice già il nome della giornata. È nata in America, è un fisico che ha pensato al Pi Greco e a questo numero di approssimazione. Quindi diciamo che è iniziato ad essere una giornata particolarmente sentita a San Francisco, però è stata diffusa poi sostanzialmente in tutti i dipartimenti di matematica e statistica del mondo. Sono molto contenta e particolarmente interessata a questa giornata qua in una scuola superiore che ritengo sia una scuola superiore di eccellenza, che proprio oggi, per sensibilizzare anche gli studenti allo studio delle materie quantitative e della matematica in generale, della fisica, hanno proprio deciso di un intervento da parte di un docente di universitario di statistica. Ecco, dicevamo che lei è qui per una presentazione legata ad una sua recente scoperta, definiamola così, di un algoritmo utile per individuare transazioni sospette e fenomeni di corruzione. Nello specifico, di cosa si tratta? Sì, guardi, questa è una bella domanda. Lei attribuisce a me questa scoperta, io in realtà l'attribuisco ai miei tesisti, perché il nostro ruolo di docente è anche quello di motivare ragazzi, anche più giovani, a studiare delle cose funzionali. Funzionali vuol dire che devono avere una diretta applicabilità, come quello che hanno studiato i miei studenti sotto la mia supervisione, cioè di un modello per l'antiriciclaggio e l'anticorruzione. Sostanzialmente sono una serie di modelli statistici che consentono di andare a analizzare grandi basi dati e andare a individuare delle transazioni sospette, quindi degli indicatori di anomalia, e successivamente, ovviamente, lei capisce benissimo il grande interesse di queste tematiche da parte degli organismi di controllo. Il nostro algoritmo è stata una cosa riconosciuta importante anche dalle istituzioni per una diretta applicabilità, per una semplicità nell'utilizzo, nonostante dietro ci siano dei modelli particolarmente sofisticati, però ovviamente può dare dei risultati, diciamo, diretti e misurabili. Ecco, sistema che nasce, come lei ha detto, da un precedente progetto anticorruzione sviluppato da tre giovani universitari pavesi, da lei guidati. Questa prima versione di questa scoperta venne presentata circa un anno fa, proprio in questo periodo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia. Che tipo di riscontro ottenne questo progetto che possiamo definire 100% pavese? Assolutamente sì, 100% pavese, 100% Università di Pavia, questa è una cosa fondamentale, ma diciamo che questi tre studenti sono riusciti a individuare appunto questo algoritmo antiriciclaggio. Siamo stati il 26 marzo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, abbiamo fatto un'audizione e abbiamo trovato una platea colma di persone, e da lì è iniziato, diciamo, un po' questo tour del modello antiriciclaggio che ad oggi ha anche dei pezzi aggiuntivi rispetto a prima. Abbiamo trovato un termometro caldo su questa ricerca, perché, come le dicevo prima, sia le istituzioni sia gli intermediari finanziari hanno un obbligo di legge, pertanto assolutamente questa è una ricerca che è stata già applicata e che continua a trovare applicabilità su diversi fronti, sul fronte dei controlli ma anche sul fronte, diciamo, di un discorso preventivo / monitoraggio a livello di istituto finanziario. Anche perché poi è un tema di fortissima e di grandissima attualità, no? Tutti i giorni sui giornali si parla di corruzione e di legalità, anche a livello purtroppo locale e anche politico, no? Per quanto lei mi dice legalità, non la intenderei proprio nel senso di legalità proprio stretto. Diciamo che il problema del riciclaggio e anche dell'anticorruzione è un problema anche particolarmente sentito nell'ambito della pubblica amministrazione. Non è solo il versamento di denaro contante che fa scaturire un discorso di riciclaggio, piuttosto ci sono certe voci che sono impressionanti. Io mi riferisco in modo particolare
per esempio l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che è un organismo preposto al monitoraggio della corruzione a livello nazionale, e qui c'è un forte discorso di pubblica amministrazione, gestione di appalti e quant'altro. Quindi diciamo che legalità è quello, quindi è corruzione legata a questi aspetti. E guardi, le aggiungo anche che nella nostra ricerca grande parte dell'algoritmo ha anche considerato tutte le transazioni sospette, non soltanto diciamo di semplici clienti della banca, ma c'è proprio una voce riconosciuta da Banca d'Italia e dalle istituzioni finanziarie legata alle PEP. Lei sa cosa sono le PEP? Sono le persone politicamente esposte. E qua chiudo sulla legalità. Rix Data Science, questo metodo, ha ottenuto il finanziamento di Universitiamo, che è la prima piattaforma di crowdsourcing, ovvero lo sviluppo collettivo di un progetto da parte di persone esterne a chi ha effettivamente ideato il progetto. Piattaforma, dicevamo, ideata proprio dall'Università di Pavia. Un fenomeno quest'ultimo, quello del crowdsourcing, crowdfunding, in continua espansione. Che significato e che importanza ha questo fenomeno oggi in un contesto storico ed economico come quello che stiamo vivendo? È fondamentale, crowdsourcing, crowdfunding è assolutamente fondamentale. L'Università di Pavia ha una piattaforma Universitiamo, attraverso la quale noi docenti possiamo, a fronte di progetti interessanti, suscitare il finanziamento. E questo, nell'ambito del mio progetto, ha ottenuto un finanziamento abbastanza importante, soltanto il primo step ovviamente. Ad oggi c'è una sinistra di ricerca che lavora proprio su queste tematiche, interamente finanziata dall'esterno. Lei capisce che in tempi come questi, in cui l'università ha pochi fondi a disposizione, una opportunità di questo tipo è assolutamente essenziale. Certo, impegni i docenti ad avere delle idee che possano suscitare la possibilità di essere finanziate, però questo è anche un discorso di responsabilità da parte dei docenti di fare delle ricerche funzionali e soprattutto appetibili prevalentemente per l'esterno. Ecco, lei oggi incontrerà i ragazzi delle scuole superiori, in questo caso dell'Istituto Maserati, ragazzi giovanissimi, dai 14 ai 18, 19 anni. Che tipo di linguaggio utilizzerà e come ha impostato la sua presentazione per trattare un tema comunque molto complesso, soprattutto per chi non si occupa tutti i giorni di riciclaggio di denaro e transazioni sospette? Ma diciamo che i giovani di oggi saranno i miei ragazzi di domani, quindi sicuramente racconterò un po' l'idea di questo lavoro, ovviamente senza scendere troppo nei dettagli matematici e statistici dei modelli, ma racconterò come ad esempio la matematica e la statistica possano essere utili per analizzare dei dati e scoprire delle informazioni non note a priori. Soprattutto in un contesto interdisciplinare come può essere quello del riciclaggio e della corruzione, dove sostanzialmente, al di là di un aspetto appunto di legalità, comunque di aspetti di tipo di giurisprudenza, che noi ovviamente non affrontiamo, c'è tutta una parte di applicazione di strumenti matematici, modelli statistici, per andare a individuare diciamo delle anomalie. Quindi la racconteremo un po' come una storia che però deve assolutamente essere fortemente impattante sugli studenti, perché loro devono capire che quello che studiano oggi, che le difficoltà magari della matematica, poi un giorno possono essere superati con l'applicabilità di questi modelli di matematica o di statistica in contesti generali, e soprattutto devono capire che i loro colleghi, soltanto più vecchi di loro di 3 o 4 anni, sono riusciti ad andare in sedi istituzionali importanti, in Banca d'Italia, al Ministero delle Finanze, a raccontarla a degli esperti di settore e persone veramente diciamo di alto livello. Presidente, buongiorno, oggi è il Pi Greco Day, la giornata del Pi Greco, la vostra scuola ovviamente è molto coinvolta in questa giornata. Quale tipo di arricchimento possono ottenere gli studenti attraverso gli eventi di oggi? Ma semplicemente è una giornata in effetti molto particolare, per certi versi anomala, per altri invece abbastanza, come dire, consueta nel nostro modo di fare lezione, perché semplicemente tutte le classi, dalle prime alle quinte, sono coinvolti dai docenti di matematica e fisica in una serie di attività anche ludiche,
volte comunque a capire come è stato calcolato e come si calcola il pi greco, da dove è venuto fuori il 3,14. Non a caso abbiamo scelto oggi, che è il 14 marzo, è un giochetto abbastanza semplice, però ecco, con l'intento di dare questo taglio particolare che è un po' il taglio caratteristico di tutto il nostro modo di fare scuola, cioè la pratica, il laboratorio, l'entrare paciugando nell'argomento e non solo fermandosi alla nozione libresca, per quanto importante possa essere quella parte, però è un principio basilare secondo noi dell'educazione e della pedagogia, che il messaggio, l'obiettivo lo si raggiunge molto meglio e molto più facilmente con l'attività pratica, con il laboratorio. Ecco, il fatto che tutto questo avvenga a Voghera, insomma, qual è il ruolo di questa scuola all'interno della comunità, del comune di Voghera? Dunque, intanto siamo la scuola più grossa di Voghera e dell'Oltrepò. Posso dire tranquillamente che abbiamo, proprio per le caratteristiche della nostra offerta formativa, il maggior raggio di proposta educativa, perché la nostra offerta, il nostro piano educativo comprende sia l'indirizzo del liceo scientifico OSA, cioè opzione scienze applicate, di cui siamo scuola polo per la provincia, e più i 6 indirizzi di istituto tecnico. Quindi direi che praticamente l'intero ventaglio di proposte formative, di contenuti, è coperto, li diamo a tutti, insomma. Quindi un punto di riferimento importante per i ragazzi della zona. Mi sento di dire di sì, mi sento di confermarlo. Poi per nostra scelta, e devo dire che su questo la collaborazione proprio di tutto il personale, di tutti gli insegnanti, il nostro istituto è molto spesso aperto in ore extrascolastiche, cioè non parliamo solo di attività didattica puramente intesa, ma parliamo di attività di recupero. Noi siamo aperti tutti i pomeriggi fino alle 5, per esempio. Apriamo la nostra scuola spesso alla sera per incontri, dibattiti, e chiaramente la scuola è aperta alla cittadinanza, cioè non facciamo mai cose di nicchia riservate al nostro studente, è sempre aperto per tutti. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.